Sono andata via dalla compagnia e sono andata ad abitare vicino al santuario. Giù. E lì avevano fatto un ospedale di ortopedia e c'era un impiegato da questa che mi corteggiava e quindi poi mi sono fatta fidanzata. Ma lei è andata ad abitare, è andata via dalla campagna perché era finito il contratto a papà? Diciamo, non era un contratto, era poi una grande storia perché ce ne siamo andati perché pretendeva troppo, i tempi erano cambiati e non si poteva più stare a quelle condizioni. Che anno era? Era nel 56-57. Eh sì, mio papà Fatto. invece era al comune. Ah, lasciata la campagna. No, lui mentre eravamo in campagna, siccome era orfano di guerra a sua volta, dell'altra guerra, ha avuto diciamo, la cosa di avere un posto di lavoro. E quindi adesso non mi ricordo quando è entrato, forse era prima della guerra, il 42, perché nella guerra era già al comune. Quindi lui non è partito militare perché era No, impiegato. perché era orfano della prima guerra. Io andavo sempre a scuola di cuceto e poi a 17 anni papà mi ha ritirato Perché si è fidanzata? a casa. Detto basta. No, prima mi sono ritirata perché papà ha detto basta. A 17 anni. Sì. E che cosa faceva? Come passava la giornata? Ho ricavato tutto il corredo e cucendo una volta per la sorellina, perché poi dopo di me c'è un'altra sorella e un fratello del 50. C'era già la televisione. Sì, però non avevamo la televisione. Voi avevate la radio Avevamo sempre. la radio col giradischi sempre. E si ricorda qualche canzone di quelle che le piacevano tanto? Prima lei ha detto che le piaceva tanto Sì, ascoltare. tutte le canzoni di Claudio Villa, quelle mi piacevano tutte. Lei se lo ricorda? Qui New York vi parla Ruggero Orlandi. Sì, e Nunzio Filopo. Che cosa faceva Nunzio E il Filippo? festival. E allora io andavo a letto quando faceva buio. Quando era l'ora che faceva, iniziava il festival, mi alzavo, andavo nell'altra camera dove c'era la radio, io dormivo nella cameretta. Abbaguccata perché il braciere si era spento, tutta abbaguccata lì con la radio, zitto zitto. Papà, che aveva un udito finissimo, mi sentiva, prendeva, si alzava zitto zitto pure lui in punta di piedi, veniva lì e si metteva lì con me e ci sentiva. Il festival naturalmente è il Festival di Sanremo. Festival di Sanremo, poi quello napoletano. Senta, il Festival di Sanremo si ricorda qualche canzone di quella Nilla Pizzi. Rose Grazie dei rosse, fior. grazie dei fiori, tu tante Ce ne canta tante. una. E senza voce, mannaggia. Nilla Pizzi che scendeva Ah, questo. meraviglioso, meraviglioso, veramente. Grazie.